L'idea vincente, secondo me, è rispondere a un'esigenza del territorio. Noi siamo in Trentino, Alto Adige, ecco che la neve qua serve. E l'idea è venuta un pochino nei centri in un centro di ricerca dove appunto si voleva sempre più essere vicini alle esigenze della gente, del territorio in cui eravamo. Abbiamo De Maclenco, abbiamo il gruppo Lightning che ci dà una grande spinta, una grande mano. Di sicuro i prossimi passaggi saranno quella di aumentare la produzione, perché ogni volta che ci confrontiamo con i clienti si ingolosiscono, vogliono sempre più neve, e poi sicuramente abbassare i consumi e essere sempre più rinnovabili. È una macchina che va con le energie rinnovabili e fa neve di alta qualità. È neve che diciamo, si può usare per fare pale di neve, per fare pupazzi di neve, e non è la neve che altri competitor diciamo, propongono, che sono scaglie di ghiaccio. De Maclenco ci dà tutta la loro esperienza, ci dà tutto il supporto, la rete vendita, la loro esperienza nel gestire i clienti e nel gestire gli impianti in giro per il mondo. Speriamo di fare finalmente almeno un chilometro per la marcia lunga, fare un chilometro verde, un chilometro green, diciamo.